1951 è un anno come tutti gli altri. L'atmosfera in questo paese è abbastanza monocorde, insomma il governo non funziona, la gente ce l'ha, i poveri sono poveri, i ricchi sono ricchi, la vita che aumenta, però c'è un grande inventore, perché c'era il problema, il solito problema italiano: come facciamo a far pagare le tasse agli italiani e soprattutto come facciamo a farle pagare a tutti, che sembra facile ma insomma si è dimostrato che non è così. E allora esce fuori un certo onorevole Vanoni, che ha un'invenzione geniale, inventa il modulo. Allora, il modulo consiste in un modulo di carta, appunto, in cui ognuno dichiara quello che ha guadagnato. Mentre prima veniva chiamato negli uffici e veniva detto: no, lei secondo me guadagna 100.000 lire, no, ne guadagno 80, e c'era una contrattazione da SUC proprio, invece lì lui col modulo dichiara questo qui. Come premio a questa buona predisposizione che mettono i cittadini, vengono abbassate le tariffe. Insomma, è la più grande legalizzazione all'evasione fiscale di massa di tutta la storia di questo paese. Però non parliamo sempre di tasse, anche oggi in Senato non hanno saputo parlare di altro, ma il 1951 è importante nella storia di questo paese, perché viene inaugurato per la prima volta il Festival della Canzone Italiana di Sanremo! E vince Nilla Pizzi con... Attenzione, sentiamo questo motivo che ci accenna Mario. Ah, e vince di nuovo Alessia! Vince. Grazie dei fiori. Grazie dei fiori, Marina, per favore. Grazie dei fiori, tra tutti gli altri li ho riconosciuti. Mi han fatto male, pure li ho graditi. Son rose che mi parlano d'amore. Col personale non si sa più come fare. Ora qui ci sarebbe da fare un'altra estrazione, ma io me ne frego, perché siccome siamo in zona, insomma, siamo al 51, adesso senza mettersi col bussolotto lì, insomma, l'anno prima, pochi giorni prima, il 2 novembre, sono nato io. Sapesse quanto mi costa questa canzone d'auguri. Va bene che Limaie ci aiuta, anzi ringraziamo Limaie che ha permesso la realizzazione di questo spettacolo che sembra scemo ma invece vuole essere serio, è serio e vuole essere... Vabbè, insomma, prendi questo, benissimo. Allora, nel 1950 nasco io e questo non sta ancora scritto sui libri di storia. Però nel 50, ad agosto, un paio di mesi prima che io nascessi, a Torino si era ucciso un grande scrittore, uno scrittore che ha avuto una grande influenza perlomeno su quelli della mia generazione, e lo abbiamo tutti letto, ci siamo innamorati, molti... hanno cominciato a fumare la pipa guardando le fotografie di questo signore che aveva gli occhiali rotondi, magro, e decise di uccidersi a Torino in una stanza dell'albergo Roma. Allora la domanda che faccio è: chi era questo scrittore? Viva la riscossa del maschio italiano! Emilio! Chi era? Pavese. Cesare Pavese, benissimo, Cesare Pavese.